ritrovati ai nostri telespettatori. Eh, siamo alla festività di Pasqua e questo è il momento nel quale in particolare si apre sul Garda Trentino la stagione turistica e per questo motivo non potevamo non essere qui a Riva del Garda e in particolare all'interno di uno dei luoghi più simpatici e attraenti che è la Graglia di Riva ma che avremo fra poco Modo di conoscere, anzi, lo faremo insieme a dei cortesi ospiti che ringrazio della loro presenza. E in primis, proprio al padrone di casa, Massimo Fia, che qui accanto a me, direttore di Agraria Riva. Grazie, Massimo. Buongiorno. Accanto a Massimo c'è Elisa Resegotti, che è presidente di ASAT, abbergatrice eh, della Garda Trentino. Grazie, ad Elisa. Grazie. Accanto alla mia sinistra, Paolo Manfrini. Amministratore unico di Trentino Marketing, grazie Paolo, e accanto a lui Enzo Bassetti, che è presidente di Unione Commercio e Turismo della sezione autonoma di Riva del Garda e anche vicepresidente provinciale di UNAT. Resegotti e Bassetti fanno parte anche del consiglio di Ingarda, eh, che presiede diciamo quello che è il territorio turistico. Beh, in montagna possiamo dire, Paolo, poi ti chiederò certo. ovviamente una battuta a questo proposito. Eh, le nostre località sono ormai sostanzialmente a fine corsa no? di una stagione turistica invernale. Che era iniziata con qualche patema d'animo, perché da una parte la neve naturale ci faceva soffrire, si faceva attendere, dall'altra parte, paradosso anche questo: temperature miti non permettevano il pieno funzionamento di quella rete diffusa e efficiente che per fortuna hanno i nostri comprensori sciistici per la produzione della neve artificiale. Poi, via via le condizioni meteorologiche. Sono, eh, ci hanno sorriso sostanzialmente e la stagione invernale ha ripreso ritmo dal punto di vista delle presenze, dal punto di vista degli arrivi, a tal punto che i bilanci si usa dire si fanno alla fine. E poi ci dirà una parola per l'appunto il dottor Manfrini, ma quello che sentiamo, avvertiamo, è che si possa andare a tirare un rigo eh, sostanzialmente positivo. Anche se poi lungo la strada ci mancava anche questo, abbiamo dovuto confrontarci fra le varie turbolenze, mi riferisco ad esempio a quel conflitto in Ucraina che ha avuto qualche ripercussione sugli imbarghi che sono venuti da parte della Federazione Russa nei confronti dell'Europa e che hanno inciso anche in certa maniera su quello che è il flusso turistico che dal punto di vista della stagione turistica invernale è piuttosto significativo nelle nostre località. Però, Dicevo, cominciamo da questo splendido scenario nel quale ci troviamo con il nostro salotto della nostra trasmissione di fiammiferi e quindi a Massimo Fia vorrei che ci accompagnasse con qualche dato ovviamente, perché non è che possiamo camminare lungo questo punto vendita che ancora una volta di Agraria qui a Riva del Garda si dimostra un investimento felice, attraente, frequentato, come il modo di confermarcelo. Mm -hmm. Ci accompagnasse, dicevo Massimo. Eh, con qualche dato, con qualche riflessione, con qualche riferimento a cosa vuol dire Agraria 2015. Ma, una bella domanda. Comunque, eh, vuol dire come sempre sulla nostra strategia, la nostra impostazione, che non è solo agronomica, non è solo a livello eh, agricolo, ma è anche di impostazione strategica, di immagine e soprattutto di connubio tra eh, il turismo e l'agricoltura. Questo è un fattore predominante. Eh, noi in giro per il mondo non portiamo solo no la nostra qualità, che è per fortuna plurimedagliata, ma portiamo in giro anche un territorio che è fenomenale: nel senso che un territorio così ce lo invidiano in tutti e, i posti. Quando portiamo qua i nostri importatori dal Giappone, dal Canada, dalla, dalla, dalla Norvegia e scendiamo e facciamo passo a San Giovanni, guardate che è la miglior cartolina, la miglior biglietto da visita che abbiamo. Poi raccontiamo il resto. Eh, quindi hai già detto di quanto avete piano piano, via via nel corso degli anni investito sulla parte commerciale, no? Citavi alcuni mercati. Frato tu sei stato ovviamente, siete stati anche con una presenza recente in che in ogni caso è una vetrina che incontra il mondo. Che sensazioni hai avuto? Beh, grande fermento, grande, grande impulso, e molta voglia di fare. L'Italia non è quella che descrivono i giornali, ma è quella che ogni imprenditore, ogni azienda vive sulla propria pelle e Vinitali è stato un esempio, si vede la gente che fa, la gente che promuove, la gente che cresce e Vinitali che non è solo vino, noi eravamo una parte dell'olio, ma grande fermento, grande voglia di andare avanti e questa benedetta crisi probabilmente e forse eh, vediamo insomma, la fine. Insomma. Ma senti Massimo, eh, agraria vuol dire innanzitutto questo prodotto di eccellenza che è l'olio, eh, sul quale vorrei che spendessi una, una parola a tal proposito. E poi vuol dire anche evidentemente la viticoltura. Certo, allora del nostro olio ormai eh, parlare di, di olio sì no? eh, sì mi pare eh, che eh, gli altri ci dire... sono diplomi da tutte le parti. Eh, Vuol dire che eh, abbiamo portato nel mondo la qualità e abbiamo anche dato con il nostro piccolo apporto anche un'evoluzione dell'extravergine italiano. Quindi vuol dire anche essere eh, riconosciuti come coloro che hanno fatto sviluppo dell'olio pur, pur avendo una voce nel Garda Trentino. Per quanto riguarda invece il vino... E stiamo risalendo la china perché chiaramente ehm, noi ci siamo con i nostri progetto, siamo partiti dieci anni fa, eh, e sul discorso del mantenimento di determinate caratteristiche di uvaggi, ma anche di diverse eh, metodologie agronomiche tipo il discorso bio, tipo il discorso di trovare delle zone che, attraverso le quali non siano eh, coltivate con metodi classici ma con i metodi innovativi. Abbiamo fatto determinati uvaggi e uve che danno eh, le prime, i primi risultati. Abbiamo le nostre selezioni come il Pino Nero, come Gustraminer, come Muller, come tante altre uve che, o il classico Merlot che ci ha dato tanti tanti eh, riconoscimenti che pos possiamo dire adesso di essere anche noi tra le cantine che fanno eh, qualità e che offrono al consumatore al nostro cliente un ottimo prodotto. Senti, sull'olio vi muovete con mm. la vostra strategia, avete il vostro frantoio, c'è certo. un marchio molto preciso e mi pare su questo anche si è diffusa una eh, apprezzata per fortuna anche conoscenza, dal punto di vista del vino siete in alleanza con altre... Certo, allora chiaramente eh, le consorelle cantine sociali, chiaramente raggruppate in Cavit, eh, eh, che è il nostro fiore all'acquello, perché Cavit... Eh, eh, diciamo il nostro consorzio di secondo grado che è una macchina fenomenale io ringrazio sempre i dirigenti con, compresi i nostri amministratori di cui anche il mio presidente è un amministratore parte, certo. di, del, della macchina fenomenale che è Cavit eh, quindi in giro per il mondo il vino lo porta in giro Cavit noi andiamo in giro per il mondo con il nostro alleanza con certo. il, la locomotiva eh, diciamo. secondo me questo, questo, questa, questa formula eh, molto magari anche nella sua evoluzione, molto tradizionale perché la cooperazione ha qualche centinaio di anni, ma molto innovativa nella sua organizzazione, mm -hmm. e ce l'invidia in tutto il mondo la nostra organizzazione, quindi yes. vuol dire non solo tradizione dal punto del modello, ma anche innovazione nel mettersi insieme e andare in giro con una massa critica e della qualità. Eh, che insomma, basta vedere i numeri. Insomma, eh. Beh, poi lo diremo, no, Paolo, eh, anche a Vinitali. Sì, sì, sì. Il riconoscimento della filiera della vitivinicoltura a questo, e a tal proposito della qualità e della capacità anche qui di fare eh, mercato. Insomma. Mm. Credo che poi. In, in simbiosi, in sintonia, quanto è importante l'alleanza ovviamente anche con no, l'identificazione turistica. Ma ci ritorneremo fra dubbio. un secondo, volevo chiamare in causa subito anche Elisa e Enzo Bazzetti, che sono i due rappresentanti di punta insomma, della rete turistico-ricettiva e commerciale di questo Garda Trentino. Stiamo parlando di una realtà, se non vado errato, di 30.000 posti letto fra alberghiero ed extra alberghiero, stiamo parlando di oltre 750.000 arrivi, stiamo parlando di oltre 3 milioni di presenze, insomma qui c'è dentro tutto di cosa siete, quanto siete parte insomma, di quella macchina che poi qui il dottor Manfini rappresenta a livello del Trentino complessivamente inteso. Allora anche a voi, qui eh, ormai Garda Trentino è sinonimo di vacanza attiva. E possiamo dire che questo è ormai un'identificazione, che sensazioni avete, come si apre questa stagione. Elisa e poi Enzo o viceversa. Vabbè, cominciamo con le prime, diciamo, le prime opinioni che ho sentito anche un po' confrontandomi coi colleghi. E, allora questo bel tempo che è il nostro primo uomo marketing ci sta aiutando diciamo in quella che è l'immagine sicuramente del nostro territorio in questo periodo primaverile eh, bisogna dirlo il paesaggio come si parlava prima il primo biglietto da visita e il social sicuramente quello che lo veicola di più perciò riuscire a far passare queste immagini di un Garda Trentino in fiore con tutti questi colori con questo bel caldo abbiamo toccato i 20 gradi aiuta sicuramente a far venire voglia di estate e di caldo. Perciò le prime prenotazioni arrivano, già da un, negli ultimi due settimane si è alzata diciamo, il numero di, di richieste che arrivano da parte soprattutto dell'estero. Per quanto riguarda invece un po' la Pasqua, eh, bisogna dire che essendo così presto eh, ci ha messo un po' in difficoltà. Non a caso alcuni alberghi sono rimasti chiusi e hanno scelto proprio di rimanere chiusi proprio anche per un discorso organizzativo, visti i numeri un po' bassi fino a qualche tempo fa, hanno preferito scegliere di aprire più tardi, dunque verso la fine di aprile. Quegli altri alberghi invece che hanno scelto comunque di aprire hanno il vantaggio sicuramente di lavorare bene con gli eventi locali di questo periodo, perciò incito nella fattispecie la vela e tutti gli eventi che si stanno, diciamo, eh, che stanno passando in questi, in questi giorni e, e infatti i numeri di barche che si vedono sul lago lo testimoniano, dunque questo sicuramente aiuta sempre a lavorare bene a Pasqua. E, e poi gli eventi che comunque stanno aumentando nella fattispecie Choco Music, tanto per stare nella, nel, nel concetto dell'enogastronomia di cui sicuramente siamo forti con l'oliva. Dall'altra parte abbiamo anche altre proposte che vogliono far emergere anche l'aspetto di qualità enogastronomica mm -hmm. nei periodi in cui appunto abbiamo magari delle performance un po' più basse, riusciamo con l'enogastronomia a dare un'identità non solo attiva, ma attiva di una qualità anche di alimentazione di prodotti che solo sul nostro territorio si riescono a trovare in pochi chilometri quadrati. Dunque questa è un po' il, diciamo, la situazione all'inizio stagione e con la speranza che, il tempo, che le cipolle sbaglino <ride> tanto per stare sempre nell'anno. <ride> evidentemente. Ecco, Però diciamo comunque che... diciamo che avete lasciato le spalle e fra l'altro le spalle ormai da... Da una pezza, salvo mm -hmm. chi ha tenuto costantemente anche qui sul Garda, insomma, <ride> sì. no, dal punto di vista delle strutture ricettive alberghiere, c'è chi tiene aperto sostanzialmente tutto, tutto l'anno. Certo, certo. Ma detto questo, abbiamo lasciato, stavo dicev dicevo alle spalle l'anno scorso, una stagione che era incoraggiante, insomma. Il lago è ritornato, insomma. Sì, lago il lago è sempre fascino. un fascino. Poi le manifestazioni, il territorio, questo filone della vacanza attiva. Ma Enzo, la tua impressione? No, posso solo confermare quello che stava dicendo adesso Lisa, anche le prospettive per la stagione sono buone, come appunto ricordavi eh, poco fa è stata buona la stagione 2014, eh, la 2013 devo dire insomma, che in questo eh, mare di eh, problemi che ovviamente attanaglia un po' tutti, quantomeno le presenze turistiche su Garda Trentino in questi anni no, hanno dimostrato che la località è sempre una località diciamo che ha un grosso io aggiungerei un dato quello che tu dicevi prima parlando di questa nostra località, qui si fa turismo almeno da 150 anni e quindi rispetto a, a tante altre zone ha un suo perché insomma, no? e oltretutto ha anche un suo risultato, perché partendo da molto lontano eh, lo sviluppo diciamo, è stato graduale e la conoscenza del territorio eh, ovviamente molto eh, più eh, diffusa. Il turismo che Indubbiamente in questi ultimi diciamo, quest decenni sta un po' cambiando rispetto a quello che era la tradizione eh, locale, ovvero si lavorava molto di più una volta con agenzie, oggi si lavora un po' meno, si lavora un po' di più con i privati e questo soprattutto è dovuto alla spinta che eh, si è voluto dare in questi anni a eh, una delle peculiarità no, della nostra zona che è appunto un luogo dove puoi fare n sport, nel senso che oltre a tutti gli sport di lago hai... Quasi tutti gli sport di terra, quindi l'arrampicata, la bicicletta, eh, la bici su strada, surf. Parlando di, 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 di lago sicuramente, vela, surf, eh, nuoto, canoe, eh, subacquea, c'è di tutto. Sulla terra, ripeto, arrampicate, eh, mountain bike, bici da strada, canyoning, eh, trekking, eh, ferrate, c'è di tutto. E quindi siamo riusciti a far aggiungere questo messaggio a ah, un, veramente una moltitudine di sportivi che qui vengono e trovano no, un, un motivo in più per eh, trascorrere la loro vacanza in un bel posto, trascorrono anche in maniera attiva e diciamo. Eh, tutto questo correlato da importanti eventi nel campo no, eh, sportivo, penso al Rockmaster ma che so, al By Festival, la Transalpast e a tutti gli eventi della vela, e a tutti gli eventi della vela eh, riescono a fare ancora più immagine, ancora più attrazione e di qualità, perché oltretutto sono eventi che vanno molto bene, che sanno dimostrare una, anche a livello organizzativo un'ottima eh, qualità, per cui tutto questo aiuta, tutto questo. Oggi ha creato un mix di turismo nel, nel Garda Trentino che è quello che ci permette di fare questi numeri e che è anche Enzo, un turismo sempre più eh, variegato dal punto di vista della provenienza, cioè nazionale e internazionale. No? Vabbè, il mercato germanico mi immagino che avrà la percentuale eh, sempre maggiore, rilevante. Però porto però... solo un esempio a proposito di eventi che, eh, che fa citato la settimana scorsa. Abbiamo aperto eh, diversi alberghi con eh, le bande partecipanti al Fricorno d'Oro. Erano 45 formazioni bandistiche, quindi gruppi dalle 50 alle 80 persone, tre giorni di permanenza. C'erano due bande trentine, c'erano 15 bande italiane, e quando parlo di Italia parlo Sicilia, eh, Puglia, Toscana, eccetera. Tutte le altre erano bande straniere, da eh, eh, otto paesi diversi. Quindi tutto questo fa, fa attrazione, insomma. Paolo Manfrini, tu sì. hai un privilegio, hai molti problemi da affrontare <ride> insieme al tuo direttore Maurizio Rossini che non mancano. Però insomma questo trentino dei tanti turismi ti fa sedere anche nel confronto certo, sui certo, territori certo. con locomotive insomma, che tirano no, da questo punto di vista eh. e che ci dicono anche della vivacità e del fatto che è un trentino che sa sempre di più costruire, eh, mettere in rilievo motivazioni, insomma. Allora, intanto una battuta, ritorniamo, riavvolgiamo il film del nostro discorso, parlavamo all'inizio di stagione turistica invernale, ormai qui siamo all'ultima settimana prossima, certo. insomma, sostanzialmente, che dicevo si è rianimata in corsa e va detta ancora una volta una parola che abbiamo avuto la dimostrazione di una efficienza e qualità dell'organizzazione del turismo invernale che tutti i turisti sì, sì. non c'è una voce discordante apprezzano piste perfette impianti che funzionano e che non hanno paragoni assolutamente una assolutamente. parola su questo sono assolutamente d'accordo Mario l'efficienza dell'organizzazione degli operatori turistici impiantistici è straordinaria e questo ha fatto sì che abbinato anche a un tempo eh, favorevole, finalmente favorevole dopo un'estate che dal punto di vista meteo è stata, è stata abbastanza disastrosa, eh, dal punto di vista meteo, eh, dopo, vediamo dati, scorso. dopo vediamo i dati. No, e, <coughs> eh, da, abbinata questa efficienza organizzativa eh, degli operatori nostri, degli operatori trentini, eh, al, al bel tempo, alle condizioni ideali anche di innevamento a, sta portando dei risultati importanti. Eh, noi abbiamo i dati ufficiali fino a fine febbraio e, e, e i dati dicono che c'è stato un aumento degli arrivi rispetto allo scorso anno, che già era un anno eh, positivo, positivo dal punto di vista dei numeri. Quest'anno c'è stato un aumento del 7% negli arrivi, quindi nel numero dei turisti che sono arrivati in Trentino, e del 2,5% delle presenze, quindi dei pernottamenti. Quindi direi che è un risultato, insomma. Significativo. Molto, molto, molto significativo, molto importante. Ho sentito anche che c'è più di una località intanto un recupero interessante, se posso dire recupero perché insomma le turbulenze economiche avevano molto segnato il nostro paese, in primis parlo della stagione turistica invernale precedente, che c'è un recupero anche sul fronte del mercato italiano sì, e che sì, poi sì, ha sì. tenuto eh, voglio dire, se non in qualche caso... Sentivo parlare di Esplua per quanto riguarda il flusso proveniente dalla Polonia, sì, ha eh, sì, sì, sì. eh, tenuto anche il mercato eh, dei flussi turistici fuori confine. Assolutamente, ma dalla Polonia c'è stato veramente un appoggio un picco performativo incredibile, nel senso che in alcune zone come la Val di Fassa eh, si è superato addirittura il 30% in più rispetto allo scorso anno e questo ha compensato tra l'altro anche eh, qualche, qualche difficoltà che si è registrata per quanto riguarda il mercato russo, quindi i turisti per russi, no? per tutte le vicende che, che, che conosciamo, in particolare quelle legate proprio alla svalutazione del rublo. Eh, però questo è, è molto positivo perché ti dà anche la misura di, di, di quanto poi siano importanti eh, ed efficaci gli investimenti promozionali che da qualche anno stiamo facendo sulla Polonia. Eh. E, mh, questo è anche un elemento per chiudere un po' il cerchio sulla stagione, un riferimento alla stagione turistica invernale interessante perché in questi ultimi anni in particolare, io dico dopo anche. Beh, non è mica stato, sono stati due anni fa le Olimpiadi di Sochi insomma, mm, sì. in Russia dove c'è stato un investimento di vagonate di eh, dollari <ride> che non mancavano. E avevamo guardato con anche qualche preoccupazione perché la competizione cresce no? anche rispetto ad altre località, non solo dell'arco alpino ma oltre l'arco alpino. Beh, queste tenute dicono sostanzialmente che ci siamo dal punto di vista dell'immagine, io credo, sì, sì. e che ci siamo dal punto di vista anche della qualità eh, della nostra offerta. Allora, ritorniamo alla stagione turistica estiva, estiva. Adesso, perché eh. gira subito uh -huh. pagina, Paolo, e mh, beh, ritorniamo a quello che dicevano gli amici anche poco fa. Guardando la stagione turistica estiva, dobbiamo guardare al territorio e alle sue motivazioni, che sono tante antiche, ma anche quanto nuove, se è vero che ormai... La destinazione turistica, come diceva Enzo, e Lisa, ma in fondo anche Massimo parlando dei prodotti della nostra terra, passa attraverso eh, le motivazioni del territorio. Poi magari sarà perché vado a fare una vacanza attiva, però sempre di più mi pare di capire, mi pare che le statistiche ci dicono che se vado anche in bicicletta mi piace anche mangiare bene e gustare il prodotto no, di quel territorio. Dubbio, quindi identità, storia, cultura, certo, però volevo sentire certo. cosa... Però facciamo magari mh, una, una, una fotografia rapida, facendoci certo. aiutare anche dai dati, che sono, che sono importanti per capire alcune dinamiche, no? eh, sulla stagione estiva trentina. La stagione estiva trentina sono, sostanzialmente sintetizzo, due eh, milioni di arrivi, quindi di turisti che arrivano in Trentino, 9 milioni di presenze, quindi di pernottamenti. Il 30% di questi 9 milioni sono tutti sul Garda, cioè il Garda ha un, ha un peso Fantastico. sul turismo trentino del 30%, quindi 3 milioni, come dicevi prima, sono no. sul Garda. E negli ultimi 5 anni, cosa è successo negli ultimi 5 anni? Perché eh, cioè i dati è bene darli anche sul medio periodo, no? perché da un anno all'altro. Eh, non riesci a leggerli bene, no? riesci a leggerli se hai davanti un, un trend, no? allora capisci cosa e capisci anche come, come intervenire. Allora, negli ultimi cinque anni, nel Trentino d'estate, gli italiani hanno tenuto come arrivi. Anzi, sono aumentati dell'1%, sono diminuiti come pernottamenti, come pernottamenti sono calati dell'8%. Quindi, questo cosa significa? Significa che non è che il Trentino abbia perso appeal, no? come, come dicevi, come sottolineavi giustamente tu prima, Mario. Ce l'ha ancora l'appeal, solo che per via della crisi economica gli italiani spendono meno, quindi riducono, riducono il, tempo, il, il tempo delle vacanze, il periodo, no? fanno, fanno meno pernottamenti. Eh, fortunatamente in questi ultimi cinque anni sono cresciuti molto eh, i turisti stranieri. i Turisti stranieri sono aumentati del 20% negli ultimi cinque anni in Trentino e, e quindi da una percentuale sul complessivo del 42% sono passati al 46%, quindi siamo, siamo quasi vicini ad un bilanciamento 50-50 tra italiani e turisti esteri. All'interno di questo 20% la performance più importante è stata fatta dai turisti tedeschi che sono aumentati negli ultimi 5 anni del 27% come arrivi allora. e del 21% circa come, come presenza. Quindi sono aumentati quasi del 30%. No? Quindi a, a significare e a testimoniare la PIL no? del, del, del nostro territorio. Buona parte di questi turisti sono, sul Garda. sono, sono ovviamente sul Garda. Garda che è aumentato. Complessivamente del 12% come arrivi negli ultimi, negli ultimi 5 anni, anche questo è un dato che fa eh, come dire, onore, che testimonia l'impegno che gli operatori, tutti gli operatori del Garda hanno messo nella promozione del loro, del loro territorio. Altre performance significative: eh, i turisti della Repubblica Ceca, che negli ultimi 5 anni sono aumentati addirittura del 22%, e i turisti svizzeri che sono uh, aumentati, eh, anche, ma probabilmente qua c'entra molto la svalutazione che hanno avuto del, ah, del, del franco svizzero, no? sono aumentati del 15% ed è un mercato a cui stiamo seriamente pensando di incentivarlo, certo, ecco, di, di, essere, di, essere più, di essere più presenti. La montagna, la montagna eh, in alcune zone non è andata male. Faccio l'esempio un Val di Fassa, negli ultimi cinque anni i turisti sono aumentati come arrivi del 5%, quindi non è andata male. In altre zone, le zone dove invece la percezione anche da parte della clientela turistica è più orientata all'inverno, tipo Madonna di Campiglio, tipo San Martino di Castrozza, ecco lì c'è stato, stato un calo. Però complessivamente direi che un 20% in più negli ultimi 5 anni eh, di, turisti, di turisti stranieri in Trentino credo che sia, sia un bel risultato. Beh, mi pare che era importante ascoltare questa panoramica, questo sguardo mm. insomma, su un andamento mh, di questi ultimi anni, come ha ecco, fatto a poc'anzi. Mi permetto di aggiungere un, un altro dato eh, interessante. Negli ultimi cinque anni sono aumentati molto, percentualmente, eh, non in termini assoluti, ma percentualmente sono aumentati in maniera considerevole eh, i, i pernottamenti e, e gli arrivi dei turisti nelle due città, Trento e Rovereto, e nelle zone cosiddette minori, cioè meno strutturate turisticamente. No? Cioè quelle, insomma, va, per dirti, non so, Valdinon, eh, Pinecembra, eh, i territori eh, che. che per quanto riguarda la promozione sono, sono curati dai consorzi pro loco e questo però è mh, anche dal punto di vista della tendenza eh, dei trend di vacanza segnala che c'è un'attenzione maggiore nei confronti di territori più autentici quindi meno, eh, meno turisticamente attrezzati no? e, e dove, dove il turista va per una, per una ricerca eh, di, di autenticità e dove trova anche un'offerta corrispondente, quindi l'agriturismo, sì, sì, le filiere, le, filiere, delle le fattorie didattiche, dell'enograstonomia di oggi. Questo è interessante, come è interessante questa crescita delle due città, nel senso che questo segnala che stanno diventando proprio Trent Rovetto delle destinazioni turistiche, grazie anche agli investimenti che sono stati fatti sul piano, sul piano culturale, culturale, muse, mart, eventi, eccetera. Però questo riconferma Massimo no, che il territorio, le motivazioni del territorio, le peculiarità del territorio, tu che qui dentro eh, metti in vetrina insomma, certo. come l'abbiamo già ricordato, l'eccellenza, eh, diventa una simbiosi eh, con la vacanza, insomma, con la destinazione che uno eh, sceglie dal punto di vista della vacanza. Ma io ho, visto, ho sentito dati non positivi di più. E posso confermare anche nel nostro negozio, che eh, sono 700 metri commerciali, che noi non siamo un supermercato, ma come dico sempre siamo un negozio rurale dove mettiamo in bella mostra il prodotto del contadino che non deve essere visto come un, un mestiere di una volta o in maniera bucolica, ma in maniera imprenditoriale, colui che porta sulla tavola eh, il prodotto genuino e eh, di qualità ai nostri consumatori. Lo vediamo qua in espressione in questo, in questo negozio. Noi abbiamo un trend positivo, costantemente positivo, e, e vendiamo generi alimentari di qualità, eh, di un certo tipo, de, de territoriali. Yeah. E diamo questa sensazione e qua abbiamo sempre un aumento. Quindi, e chiaramente quando uno entra nel nostro negozio, qua in agraria. Chiaramente vede un negozio anche scenograficamente diciamo diverso da un punto vendita normale dove si può anche degustare, dove si può anche parlare con i nostri, i nostri ragazzi che descrivono perfettamente ogni singolo prodotto, perché noi conosciamo il produttore che è magari a 300 metri dalla nostra azienda, quindi sono tutti piccoli produttori. E, e questo, questo, che questa sinergia, questo rapporto, questo, questa comunicazione diretta con il consumatore tramite l'assaggio o con il contatto con i nostri ragazzi diventa il, il live motive, diventa la conoscenza che si diceva prima, l'autenticità del territorio, mm. diventa questo, questo trasmettere ehm, la no, il nostro prodotto che noi pur descrivendolo bene, più etichettandolo bene, più facendo attività di marketing bene, ma se uno lo assaggia insieme a qualcuno che lo descrive, yeah. secondo me è la miglior cosa cioè, che può eh sì. fare. E qua le sperimentazioni si può fare, e il nostro Trentino è pieno di queste sperimentazioni, l'autenticità, noi rappresentiamo uno dei tanti posti dove si può fare questo, ma penso che come noi ci siano altri, insomma. E qua si può trovare proprio il prodotto, il particolare, e andare a contatto con, veramente, con il territorio, assaporando il territorio in maniera istruttiva, costruttiva e formativa. Devo dire che mh, va sottolineato questo perché cresce eh, Elisa, no? io penso che lo avvertite anche voi da dietro il bancone, se posso dire, eh, nel momento di accoglienza dell'ospite, che siete interrogati. Insomma. Poi, certo. fra l'altro, questo passaparola diventa fondamentale. C'è più curiosità eh? e c'è più interesse a capire quel prodotto da dove viene. Quando Paolo Manfrini Pocanzi citava molto opportunamente anche queste cosiddette zone minori, insomma, del nostro territorio, dove non è che ci siano eh, strutture, eh, tanti posti letto, se vogliamo, o strutture particolari, però vediamo quanto eh, sono interessati dalla domanda turistica perché c'è questa curiosità verso l'autenticità. Lo senti anche tu? Sì, anche perché allora bisogna fare un po' una distinzione sulle tipologie di turisti. Ci capitano quei turisti che sono più informati di noi e a volte impariamo quasi da loro certe particolarità sul nostro territorio, e, e questo fa sicuramente piacere. Poi ci sono quei clienti invece che si affidano, dunque, arrivano in, a, in albergo, soprattutto al bancone dunque, fondamentale il ruolo dei collaboratori preparati e formati sul nostro territorio che chiedono come possono ottimizzare, già i pochi giorni magari che riescono a trascorrere da noi, visto che si parla di una riduzione dei per giorni di pernottamento, come possono ottimizzare i percorsi. Allora tante volte ci troviamo a dire, guarda, se vai con la bicicletta, fai il giro, sali dalla valle di Cavedine, che magari è una valle qui limitrofa ma ha le sue caratteristiche, fermati, prova a, a degustare, a fermarti, vedi ci sono tutti quei vini, ci sono diverse cantine puoi provare lì, se arrivi dall'altra parte puoi fermarti fino a Toblino, lì c'è la caratteristica eh. del vino santo, cioè, si racconta dunque, si ottimizza la vacanza attiva con il giro in bicicletta per varie tipologie anche di età, perché poi non si parla solo di magari una media, abbiamo un, un turista giovane sul Garda, mediamente 40 un turista 40, più poi. giovane del Trentino, esatto. statisticamente sul Garda ah. esatto, è un turista tendenzialmente giovane, di media, Perché però è legato però molto proprio molto alla, vacanza, di vacanza, alla attiva. vacanza attiva però abbiamo anche le famiglie attive è così chiaro. come abbiamo i best ager che si arrivano attrezzati con i loro e-bike e si fanno anche dei percorsi un po' più impegnativi. Perciò riuscire a dare loro la combinata giusta tra la vacanza attiva e l'aria aperta, dove ammiri magari dei paesaggi che non tutti hanno l'occasione di, certo. di vedere, cioè non solo quella bella cartolina che abbiamo eh, scendendo da Spasso San Giovanni, ma anche il fatto di poter scoprire queste vallate, come può essere la valle di Cavedine col suo lago, piuttosto che indirizzarli verso la valle di Ledro, e anche lì ha un altro bellissimo percorso da fare. Per, far percepire il territorio non solo così urbanizzato, mm -hmm. magari come c'è nella nostra zona, in pochi chilometri veramente possono apprezzare eh, prodotti, paesaggi, ambienti che in pochi chilometri quadrati veramente penso che esistano pochi posti al mondo che lo offrano. E questo sicuramente è un vantaggio. Mm -hmm. Poi posso collegarmi un secondo certo. a, ai numeri che diceva, che diceva lui forse perché sono anche del settore, un po' tendo a cercare di interpretare i numeri, no? E, e sicuramente i numeri che ha dato lei in termini assoluti ci fanno pensare bene. Mi piacerebbe aggiungere a questi numeri, magari valutare se effettivamente sono aumentati anche il numero dei posti letto, perché allora bisognerebbe capire se è proporzionale o se piuttosto certo. il numero di arrivi è aumentato perché è aumentato anche il numero dei posti letto e allora mi chiedo... Se effettivamente questi numeri poi sono suddivisi sulle strutture con un tasso di occupazione che sia ehm, insomma interessante, bello, questo qua Fridi, no? ecco è interessante valutare quello. E poi <coughs> è interessante anche penso a fare un'analisi non solo dei numeri dei turisti, ma anche del tasso di redditività delle nostre aziende. Il, Perché ho, recentemente ho, mi è arrivato il monitor e vedevo che hanno fatto una stima dei fatturati delle nostre aziende in base al numero di arrivi, tasso di occupazione, prezzo medio. Ecco, ehm, sicuramente è interessante sapere quanto magari potenzialmente abbiamo fatturato, però sarebbe anche fare un'analisi dei costi per valutare come possiamo migliorare anche le performance, perché anche le nostre aziende hanno l'ambizione di fare meglio e di investire sempre di più, però dall'altra parte, adesso non tiratemi fuori il lenzuolo, gli albergatori che piangono, eh, no, però, no. però vorrei far yeah, capire no, no, che dall'altra eh. ci sarebbe l'ambizione di fare meglio non solo nelle nostre strutture, ma anche a livello territoriale per poter offrire una vacanza sempre più di qualità. Dunque nei numeri mi piacerebbe aggiungere anche questo, perché la, il grado di salute del, del turismo non ce lo dà solo il turista, ma ce lo dà anche l'operatore del turismo. No? Hai perfettamente ragione, infatti l'avrei detto dopo. Volevo dare all'inizio una ventata di Beh, ottimismo, poi volevo no, però, parlare dici, no, no, del volevo problema della redditività che è, che è fondamentale, certo. cioè del, del dato economico, non soltanto dei numeri arrivi-presenze. Da questo punto di vista, proprio con, con Asat, con ASAT e, e UNAT e su idea proprio di Asat, eh, abbiamo messo in piedi un, un sistema di benchmark eh, sulla redditività alberghiera che ci consente di eh, capire no, insieme ma in tempo reale no, come funziona sì, proprio esatto. la redditività sì. e quindi ci dà la possibilità di intervenire per fare le correzioni. Avete del, fatto del, un paniere, del, mi pare di sì. alberghi sui sì, quali. Esatto. Nella mia che piccola struttura. Lo presenteremo eh. nei prossimi giorni eh, insieme eh, ad a Io, io ho l'impressione che se ci dentriamo. <ride> Dai, dai. sui numeri sì, no, diventa no. complicato perché un'altra considerazione quando con parliamo di turismo siamo portati a parlare di alberghi no? quasi sempre diciamo, la prima immagine che a tutti viene in mente <coughs> è l'albergo ma in un sistema turistico evoluto come il nostro parlare di turismo vuol dire parlare sì di alberghi forse come la categoria diciamo un po' cardine del, però di una miriade di altri eh, settori, di altre aziende che pur di turismo vivono. Per cui eh, anche qui la dignità delle aziende, le tre aziende oggettivamente pur con questi eh, ottimi numeri eh, sono tutte in calo, le, le aziende da questo punto di vista stanno tutte soffrendo perché eh, aumentano i costi e, e via dicendo, le tariffe non riescono a eh, seguire con quell'incremento che sarebbe necessario farle seguire perché il mercato comunque, no, è la concorrenza è quella che è, eccetera, eccetera. Però, Ripeto, al di là di alberghi c'è tutta una filiera di aziende, penso ai ristoranti, ai bui esercizi, ai servizi, ai negozi, eccetera, che pur vivono, specie in zone come queste di turismo. E allora lì eh, diciamo, la dinamica eh, dei, dei, dei risultati eh, di bilancio è diversa da azienda a azienda, quindi noi dobbiamo fare una media, no? quindi nella media con questi numeri diciamo che... E le cose sono positive, poi nella media c'è chi eccelle, c'è chi purtroppo tira al basso, però un dato secondo me è evidente, quantomeno nella nostra zona, chi in questi anni ha saputo evolversi da, intorno eh, eh, al campo degli alberghi, ma ragionamento secondo me è uguale anche in altri settori, dal eh, essere un, un generico nella propria proposta, quindi da passare da venditore yeah. di letti a venditore di una proposta turistica, magari organizzata dalla PT o assieme ad altri colleghi o anche propria, beh ha saputo sicuramente dare performance molto interessanti anche a livello di, di ricerca. Questo è molto importante quello che dice Enzo e credo ah, certo. che l'evoluzione... Sì, sì. eh, che dà anche conforto dei dati dal punto di vista arrivi e presenze, ma quello che diceva Enzo Vassetti, sempre di più la specializzazione. E, visto che abbiamo questo Trentino dalle varie facce, insomma, per fortuna variegato, qui non siamo spiaggia e pizza, insomma, no? è un territorio ricco delle motivazioni, questa della specializzazione è molto significativa e molto importante. E, eh, che ci sia poi da tenere sempre presente, che pur per fortuna, insomma credo che il messaggio anche di fiducia che diceva il dottor Manfrini rappresentando in ogni caso il trend che confermate anche voi anche su questo Garda Trentino no? in termini di arrivi e di presenze, pur con quelle cautele che prima affermavate. Eh, questo però non toglie che bisogna avere attenzione a quello che è il condizionamento che la situazione economica più in generale sempre di più ha sul portafoglio evidentemente delle famiglie e credo che qui si inseriscono, io credo anche quelle novità che vengono messe in campo, eh, io penso alla card. No, con una serie di servizi che vengono proposti nei confronti dell'ospite credo anche per quest'estate certo, a certo. parte dell'inverno la carta dell'ospite, la guest card che, che, sì, sì. Eh, tra l'altro quest'estate sarà diffusa su quasi tutto il territorio, il territorio provinciale a parte eh, due o tre zone in cui eh, c'è ancora qualche, qualche problema di eh, abbinamento con le card locali eh, però nel ormai 80-85% del territorio eh, la card è, è presente ed è un, uh, uno strumento molto molto valido proprio per aggregare No, come diceva prima Enzo, per aggregare l'offerta complessiva sì. eh, del territorio. Cioè la visita al museo piuttosto esatto, che esatto. Quindi per, per, per dare per, per far percepire, far vivere al turista questa vacanza a 360 gradi, no, fatta di tante, tante cose anche, anche piccole, però molto, molto importanti, che hanno comunque come perno l'ospitalità, quindi l'offerta di ospitalità eh, alberghiera e, eh, e comunque delle strutture delle strutture. Eh, certificate delle strutture dell'ospitalità e, e che è uno strumento che diventerà sempre più importante se noi saremo capaci di utilizzarlo anche eh, come strumento promozionale e di utilizzarlo anche come uno strumento che ci consenta in prospettiva di dialogare costantemente con i, con i nostri turisti. A proposito Su. di dialogare, Massimo, ma anche rispetto alla dimensione che tu sì, interpreti qui, insomma. Io. Di questa filiera no, di prodotti tipici, la rete, questa ormai rete che sulla quale viaggia è stato, il accenna è, è stato accennato prima. Funziona no? anche per voi? Eh, certo, chiaramente noi, come tutte le aziende, ci siamo attrezzati sui vari social, sui vari siti web, eccetera, al fine che c'è sempre, eh, sempre un dialogo eh, costante e costruttivo con i nostri. Eh, visitatori, clienti, simpatizzanti, chiamiamoli come vogliamo, eh, al fine di comunicare tutte le nostre attività, perché le nostre attività eh, sono tante, frequenti e possiamo così invitare, possiamo fare, possiamo far degustare, lanciare un prodotto e, e far vivere il mondo enogastronomico del Garda Trentino in maniera globale eh, è comunque un primo contatto poi il turista vuol sentire il profumo insomma no? certo. e quindi viene a, a incontrarsi e a proposito ehm, di dei dati di arrivi e di presenze avviandoci alla conclusione però eh, la commercializzazione no? lo diceva Massimo Pria, eh, prima rispetto per esempio a quello che sta facendo Agraria ma come stanno facendo tutte le filiere della viticoltura, della frutticoltura, dei prodotti insomma della nostra terra, ma questo vale anche per il turismo Paolo. Insomma, certo, eh, voi avete fatto ormai continuate ad aggiungere scouting a livello internazionale. internazionale insomma, eh. cioè c'è stata una delegazione, mi pare, qualcuno anche di voi, del Garda Trentino, è andata in missione in Cina a esplorare eh, questo paesaggio, questo paese, cioè enorme. Eh, su questo eh, cosa si deve fare? Bisogna essere preparati in casa nostra. Eh, C'è qualche passo in avanti? Mi pare che avete dato vita, avete promosso, d'intesa con le APT, questi primi cinque... Caster team Caster team, sì che vuol dire sostanzialmente più pro... vuol dire dei, del, costituire dei team eh, molto professionali molto professionalizzati eh, composti da personale nostro e delle APT eh, che eh, sui vari territori eh, vendano quindi commercializzino no? attraverso il web marketing, attraverso i social attraverso il booking il, il prodotto vacanza del Trentino eh, ora, questa funzione non è che non esista, esiste, cioè viene, viene, viene anche interpretata in alcune zone abbastanza, in alcune APT abbastanza, abbastanza bene, però è molto frammentata noi abbiamo un sistema di promozione turistica che è molto Chiaro. frammentato no? 14 apt, 6 consorzi pro loco no? eh, quindi il, il tentativo eh, è di fare in modo che, che questi, questa, questi team no? eh, come dire, risolvano questo problema della, della frammentazione no? eh, facendo mettendo, più sistema facendo più sistema, facendo più, più squadra e eh, dotando questi team di 5-6 persone no? quindi non di una come... Spesso succede che APT eh, in qualche APT c'è solo una persona che si occupa di booking o di, di booking online, di web marketing, ma un gruppo di 5-6 persone per, eh, per, vari, per i vari territori, ne abbiamo identificato 5, mettendo proprio assieme le risorse di più APT, che quindi possono lavorare costantemente, quotidianamente su questo fronte della vendita, della commercializzazione del. Del prodotto turistico. Lo hai citato Massimo per concludere, mi pare all'inizio, eh, quindi mercati come quelli che stiamo citando dal punto di vista dell'offerta turistica in generale, eh, tu parlavi di Giappone, se non ho errato. Eh, quindi non è che ci sia nulla che vieta di incontrarsi proprio anche con le eccellenze della nostra produzione agricola? Insomma. Assolutamente no, il contatto con l'esponente soggetto estero è quotidiano, va curato, va curato nei minimi particolari, ripeto, non è solo un discorso di prodotto, ma di vendita di un territorio che vuol dire anche paesaggio, vuol dire agricoltura, vuol dire ambiente, vuol dire turismo, vuol dire tante cose. Io dico sempre, eh, i nostri soci fanno un lavoro egregio, i nostri ragazzi in produzione fanno un lavoro egregio e mettono all'interno della bottiglia la qualità. Io e gli altri ragazzi lavoriamo fuori dalla bottiglia, quindi bisogna lavorare dentro e anche fuori, è un continuo mm. no? perché eh, è questo che dà la vincente. Quindi, buoni prodotti, ma bisogna essere capaci anche di comunicarli e di eh, diciamo, venderli in maniera giusta questo è il lavoro che deve fare l'agricoltura e l'evoluzione dell'agricoltura che comunque devo dire su questa strada sta lavorando e in i risultati vengono anche per questo in tutto il Trentino, noi tutto il Trentino. Insomma, no, insomma, non è solo no non be dubbio un'ultima ultimissima battuta Paolo eh, rispetto alle cose che si sono dette no? è chiaro che Trentino vuol dire montagna questo è il cuore pulsante lì al centro ma eh, secondo te alla luce di questo eh, di queste motivazioni, di questa curiosità, di questa necessità di fare alleanza, anche il messaggio che c'è forte eh, della nostra montagna deve essere sempre di più pensato, eh, arricchito, voglio dire, anche di quello che è il contorno. Cioè, molte volte in montagna pensiamo che sia l'arrampicata, no? ma così non è solo. Guarda, il Trentino c'è una, una fortuna dal punto di vista dell'ambiente straordinaria che pochissimi territori hanno, cioè in un raggio di 30 km tu vai dal lago di Garda ai 3000 metri delle, delle dolomiti di Brenta. No? E questo tra l'altro è, è, è una particolarità che verrà riconosciuta tra, tra, tra poche settimane anche dal, dall'UNESCO, eh, nel senso che al 90% l'UNESCO dovrebbe decretare la riserva biosfera in Trentino dal Garda alle dolomiti di Brenta. Riserva biosfera è un, un concetto molto molto importante, cioè nel senso che è il, il, il concetto di un territorio in cui eh, l'attività umana si, si fonde con, con, eh, con, con l'ambiente naturale no? e quindi è, è una riserva in cui ci stanno dentro le attività umane, le attività agricole, l'agraria, no? i prodotti dell'agraria, ma ci sta dentro anche l'orso, ci sta dentro il progetto Ursus, ci sta dentro eh, no, i, i rifugi del Brenta come le, le, le barche che veleggiano sul Garda. Questo è un riconoscimento che l'UNESCO darà. Dico darà perché insomma, eh, eh, ci mancano ancora poche, dicevo, poche settimane per la certificazione ufficiale, ma già abbiamo in mano le carte, per cui eh, siamo addirittura d'arrivo da, come Trentino. L'UNESCO. L'UNESCO darà questa certificazione di patrimonio eh, biosfera, eh, riserva biosfera al Trentino, in questa zona che ho detto, e, e sarà l'unica biosfera data eh, in Italia e, e nel, nelle, nel, nelle Alpi Italiane. Beh, notizia quindi è abbiamo... interessante, sì. e mi immagino sulla è quale eh, Beh, Insomma, più che interessante tenendo conto la sensibilità che c'è da parte dell'opinione pubblica e anche del turista di fronte e nei confronti eh, di questi discorsi. Eh, eh, io vi ringrazio eh, di questa ospitalità, grazie Massimo, ovviamente trasmettiamo quindi un messaggio di grande ulteriore fiducia ai nostri telespettatori, eh, invitandoli a venire a frequentare e a vedere questo spettacoloso punto vendita dell'agraria qui a Riva del Garda, grazie, grazie a Paolo Manfrini, a Enzo Bassetti, a Elisa Resegotti e alla prossima. in cui è meglio essere soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri, più preparati o per gioire di più. La felicità è reale solo quando è condivisa insieme. insieme. SEA, da vent'anni, è impegnata nella salvaguardia dell'acqua come bene comune e nella gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. SEA rappresenta oggi una realtà leader nel mercato, grazie all'innovazione e alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. SEA, soluzioni esperte per l'uomo e l'ambiente. Ci sono fatti che raccontano il nostro contributo allo sviluppo della nostra terra. Ci sono segni che raccontano la nostra voglia di innovare, con idee nuove per sfidare il futuro. Ci sono segni che raccontano la voglia di crescere delle imprese e il nostro impegno concreto per sostenerle. Medio credito, da oltre 50 anni, promotori di sviluppo. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese i consorzi BIM del Trentino, vicini al territorio e alla gente. goccia di grappa marzadro e i sapori e i profumi del trentino. Di sciare in libertà nelle località più belle del Trentino? Schirama Dolomiti Adamello Brenta ti offre la possibilità di scegliere tra 380 km di piste sempre innevate, servite da 150 impianti di risalita in otto diverse stazioni sciistiche. Immergiti nella straordinaria atmosfera delle Dolomiti del Brenta e regalati la magia di sciare in alta quota fino a primavera inoltrata. Schirama Dolomiti Adamello Brenta. La dolce vita sulla neve. Riva del Garda Fiere Congressi. Congressi, eventi, fiere. A carattere nazionale ed internazionale. Uno spazio di condivisione e confronto tutto da scoprire. www.rivadelgardafierecongressi.it Che fa per te. È una carta prepagata ricaricabile. Sicura, pratica e tecnologica. Con ricarica prelevi gratis in tutti gli sportelli convenzionati. Ricarichi il tuo cellulare. Acquisti online in completa sicurezza. Paghi nei negozi, in Italia e all'estero. E grazie alla tecnologia contactless, non digiti il PIN. Ricarica non è una cosa sola, sono tante. Decapit. La qualità ha un colore inconfondibile. Territorio, dai frutti migliori. Agraria Riva del Garda, preziosi extravergini, vini selezionati e il meglio dei prodotti tipici locali e trentini da gustare nel nuovo punto vendita a corte del tipico. Un mix tra ruralità e raffinatezza, qualità ai massimi livelli. Scegli i negozi della cooperazione di consumo, accoglienza, bontà e convenienza dei prodotti. Negozi a misura di famiglie. Ti aspettiamo in cooperativa!